a tutte e benvenute in questo nuovo video. Oggi voglio condividere con voi una cosa molto, molto personale, molto intima, ma la condivido con voi come sempre quando mi apro in questa maniera con il cuore per essere utile, nella speranza veramente che qualcuno possa avere un'utilità da questo video e dalle parole che ascolterete. Per chi non mi conosce, io ho una mamma che vive in provincia di Viterbo e che recentemente ha iniziato a soffrire di demenza galoppante, direi, semplicemente perché lo scorso ottobre, quindi pochissimi mesi fa, ha preparato un pranzo per 12 persone, primo, secondo, contorno, antipasti, dolce, tutto quanto. E oggi è praticamente allo stato semi-vegetativo, una demenza che da febbraio ad oggi è stata un'escalation in negativo, è proprio precipitata, quindi mia mamma è allettata, non reagisce praticamente più, e quindi è nutrita con la PEG, immaginate insomma una situazione terrificante. E io mi trovo come figlia a sperimentare in anticipo un lutto, un senso di orfanezza che giungerà prima o poi, anche se i tempi non si possono dire perché io ho sempre pensato alla demenza come una cosa che riguardava soltanto la capacità di intendere e di volere di una persona, mai avrei pensato che la demenza significasse non avere più il controllo del proprio corpo, in un corpo tra l'altro che magari è ancora forte, dove c'è un cuore forte, dei reni e un fegato che funzionano benissimo, quindi una situazione che si potrebbe protrarre veramente per anni, no? Ed è una situazione terribile per una figlia vedere una mamma che non ti riconosce più, oppure ti riconosce ma vorrebbe parlarti e non riesce. E che chiaramente non ha più il controllo su quello che sono le sue funzioni normali di persona, no? Ed è esposta ovviamente a tutti i rischi che questa condizione comporta, dalle piaghe di decubito alle polmoniti, alle cose più assurde, insomma. Ecco, questo è un vissuto che, diciamo, introdotto nella vita di una donna come me, che la sua mamma l'ha vista andare via di casa a 11 anni, e ha dovuto fare un po' da mamma a se stessa, è un vissuto nel vissuto, diventa una situazione veramente molto pesante. Diventa un vissuto nel vissuto a livello emotivo anche per il discorso di tutta l'elaborazione che nel corso della mia vita c'è stata, di tutto il mio rapporto con lei, no? Di tutte le volte in cui magari l'ho colpevolizzata per determinate situazioni, soprattutto la situazione di dover essere io la sua mamma in tante cose della vita, ma sin da quando ero piccolissima. Io ricordo di questa mamma estremamente fragile a livello psichico, quindi una mamma che si rifaceva un po' attraverso di me, no? Che ero così energica, così cazzuta, così piena di forza. Perché? Perché una parte di me l'avevo presa da papà, che era un uomo capricorno, molto duro, molto Zeus, molto, anche molto cinico in tante situazioni, che però è stato la mia roccia in un certo senso, quindi mi ha aiutato anche ad avere una certa struttura come persona a livello emotivo, a livello mentale. È un vissuto particolare, un vissuto di elaborazione pazzesca. Io richiamo alla mia mente, alla mia emotività, tutti i momenti in cui da ragazzetta c'avevo questa voglia di essere migliore di lei, di essere una madre migliore, di essere diversa, di non fare i suoi errori, di doverle dimostrare sempre che ero diversa, che ero forte. E tutto questo oggi magicamente viene rimescolato perché non c'è più questo bisogno di dimostrare nulla. Papà è morto, lei sta così. E anche nella mia interiorità tante cose stanno mutando, stanno cambiando, ma in un modo pazzesco. Tutto il mio modo di relazionarmi agli affetti della mia vita sta cambiando in modo pazzesco perché mi sono riappropriata pienamente della maternità interiore mia. Cioè, io ho fatto un percorso sin da ragazzina, intanto analitico perché chiaramente c'era bisogno, e poi un percorso anche mio spirituale, anche un percorso emotivo, relazionale, quindi ho goduto di relazioni anche importanti, no? Penso per esempio al mio ex marito che per 27 anni è stato un po' la mia roccaforte emotiva, affettiva. E poi più recentemente il mio compagno, che comunque è una presenza fondamentale, anche diversa per tanti aspetti nel carattere rispetto al mio ex marito, ma che conserva quella sua parte di complicità, di dolcezza di cui io ho un bisogno estremo. Cioè, nella mia scala di valori, se penso all'uomo ideale, non ci potrebbe mai essere un uomo che non abbia complicità con me e che non abbia una tenerezza di fondo, no? E quindi tutto questo viene completamente rielaborato, rimescolato in continuazione, cioè ogni volta che
che succede, un fatto della vita in cui le tue fondamenta un pochino tremano, tutto viene rimescolato. Se devo ricordare la prima volta in cui questo è accaduto, sicuramente penserei alla gravidanza di mio figlio Jonah, del mio terzo figlio, perché è chiaro che è una madre. A metà gravidanza un medico le dice suo figlio deve morire, abortisca perché è una gravidanza senza senso e questa è una cosa che ti distrugge a livello interiore come donna, come madre, tutto il vissuto della maternità, la proiezione del figlio desiderato, la consapevolezza di quello che porti dentro di te e lo strazio di essere messa di fronte ad una scelta che come ti giri è una scelta di morte. È qualcosa di lacerante e lì ho avuto veramente la grazia, il privilegio di poterlo vivere accanto al mio ex marito che è stato estremamente presente in quella situazione. Che poi la cosa si sia evoluta, che il bambino è nato in parte grazie alla scienza perché abbiamo fatto ricorso a degli interventi sperimentali, cioè veramente io mi sono sottoposta a di tutto e di più pur di dargli una possibilità e poi chiaramente quando la possibilità ha funzionato. C'è stato poi tutto il vissuto della sua vita, perché effettivamente quando nasceva sta creatura era un uovo di Pasqua, non si sapeva cosa ne sarebbe venuto fuori, quali danni poteva aver avuto e quindi ovvio che poi gli interventi, la vescica, il rene, le cose, eccetera, e il recente trapianto, però possiamo veramente, come si dice, accendere un cero, no? E quella è stata la prima volta, dicevo, in cui mi sono scontrata con una situazione limite. La seconda volta sicuramente è stato la mia separazione, stavo dicendo il mio divorzio, ma in realtà non siamo ancora divorziati, siamo in fase. La separazione è stato un altro momento di grande destabilizzazione, no? Però considerate che è avvenuto che comunque ero innamorata di un'altra persona, avevo prospettive di una relazione felice con un'altra persona, avevo papà ancora vivo, mamma ancora viva, c'era tutta una serie di situazioni. Dopodiché parte la relazione, quindi c'è questo scombussolamento, separazioni, riadattamento, nuovi figli, nuova casa, nuove cose. All'improvviso si ammala papà, muore papà, altro rimescolamento, meno traumatico in tutta verità di quello che sto vivendo adesso con la mamma, però anche lì comunque devi integrare quel qualcosa che magari per anni hai tenuto lì nella cantina emotiva, l'hai tenuto lì nel solaio e hai detto vabbè, tanto non è stato mai presente, alla fine chi se ne frega, cioè niente di che, in realtà non è vero perché poi durante la malattia le persone si addolciscono, qualcun altro magari peggiora, però lui da una parte è peggiorato ma da una parte si è addolcito, per cui ho avuto tutto il tempo di elaborare una perdita che sarebbe sopravvenuta di lì a poco e si sapeva, quindi anche quello è stato un vissuto forte. E adesso quest'altro che sta rimescolando tutto il mio femminile. La madre è tutta un'altra storia rispetto al padre. La madre, se tu sei donna, ti tocca in un modo completamente diverso, perché tu inevitabilmente ti metti in relazione a livello proiettivo. Cioè, comunque sia, io quando guardo lei, io vedo me da vecchia e immagino le mie figlie al mio posto, no? E è difficile anche non identificarsi, è difficile anche non andare molto avanti con l'immaginazione e dire cavolo, se succede a me, ma io vorrei stare così, ma cosa dovrebbe fare mia figlia? Cosa sarebbe giusto che i miei figli facessero, no? Però la cosa con cui mi sono interfacciata durante questa malattia è stata con un terreno emotivo estremamente attivato e non me lo aspettavo. Vi dico la sincera verità, io non me l'aspettavo, quindi è stato un colpo. È stato un vissuto che ho prontamente abbracciato perché qui io mi sono scontrata faccia a faccia, anzi direi mi sono incontrata faccia a faccia con la mia bambina interiore, con quella bambina che quando aveva 11 anni si è sentita abbandonata, con quella bambina che quando aveva ancora prima di 11 anni ha vissuto tutti i tormenti di questa coppia di genitori che erano disfunzionalissimi, tossici, mal assortiti, però. Quelli mi sono scelta se devo dar retta a quello in cui credo fermamente, alla psicologia esoterica che dice te li scegli prima. Probabilmente mi servivano loro per essere chi sono oggi, per maturare determinate ferite che poi sono diventate talenti e che mi hanno permesso anche magari di poter accogliere storie importanti e vissuti
tosti come quelli della vita del mio figlio, per esempio, no? Stando a quello che dicevano i medici quando mi vedevano all'opera in ospedale con mio figlio, signora, lei ha un cuore d'acciaio, cioè lei è proprio una quercia millenaria, mi disse qualcuno, perché ho saputo vivere queste situazioni, 7 mesi in ospedale, 9 interventi, anzi 10 ormai, tutte queste cose con uno spirito, una presenza importanti, tanto da essere di sostegno ad altre madri che magari stavano lì per una bronchiolite o per una cosa, insomma, più gestibile, no? È lì che ho scoperto che potevo avere il dono di parlare alle altre donne, che potevo stare a fianco nelle situazioni estreme in cui le donne potevano perdere un figlio, in cui lo perdevano a volte purtroppo, in cui c'era un dubbio sulla vita di quel bambino, in cui le donne avevano le fondamenta così traballanti da temere che la loro vita si spezzasse in modo irreparabile, irreversibile, irrecuperabile. E invece riuscivamo in qualche modo a interagire e a ipotizzare che quella storia lì concreta di dolore terrificante stesse accadendo per un motivo che aveva a che fare con il loro senso della vita in quel momento, con quella specifica vita, non quella del figlio, quella anche della madre, di quel padre, di quella struttura familiare specifica. Ecco, questa mia bambina interiore che è riemersa in modo potentissimo, direi quasi violento, io non posso fare altro che accoglierla, tranquillizzarla, rinforzarla e non averne nessuna vergogna, non averne scandalo. Io sto avendo un vissuto particolare in cui quando penso a mia madre si apre un rubinetto, io penso a mia madre e automaticamente piango. Che è una cosa nuova per me, perché io sono una persona che non piange mai, io non piango mai, io non ho pianto neanche in sala trapianti lì fuori, in sala operatoria, le 8 ore di intervento, io non ho pianto, ho chiacchierato amabilmente con il mio ex marito, con un'altra coppia, sono stata tesa ovviamente, allertata, ma nel pieno controllo delle mie emozioni, e non perché ero finta, ma perché sono una persona tendenzialmente coriacea a livello emotivo. E invece sto sperimentando questa fragilità, questa nuova fragilità molto femminile, molto da bambina interiore, e non posso fare altro che manifestarla con semplicità, accoglierla e condividerla anche. Perché? Perché penso che ci siano molte donne come me che hanno questo tipo di vissuti, cioè genitori che non sono stati presenti, che sono stati invalidanti, che sono stati svalutanti, che sono stati anaffettivi, che sono stati ambivalenti nel dare affetto, e quindi mi immagino queste donne come fossi io 100.000 anni fa, completamente in balia, no? delle proprie sensazioni, emozioni, disregolate dal punto di vista affettivo, timorose di non poter avere una vita normale solo perché il loro humus e le loro radici sono state immerse in un fango che loro non avrebbero voluto mai, mai e poi mai, e trovano me, questa imbecille che dice loro: guarda che probabilmente l'hai scelto tu, guarda che probabilmente ti serviva, guarda che probabilmente tu dentro c'hai un mondo che forse non hai ancora contattato perché hai paura o perché semplicemente hai creduto che ti ha detto male a sto giro, altro giro, altra corsa, nella prossima vita magari andrà meglio, come ho sempre detto io prima di interrogarmi su questa cosa, dicevo vabbè, mi ha detto malissimo, mi ha detto prossima vita andrà meglio, e invece no, perché in questo pantano di dolore, di incertezza in cui sono immersa ancora oggi per la vita di mia madre, ti posso testimoniare che c'è senso a tutto e che queste cose io le ho masticate, ma rimasticate per lungo tempo, e probabilmente il desiderio che ho io oggi è proprio attraverso il mio lavoro, ed è il motivo per cui sono qui a fare questo video, probabilmente posso esserti d'aiuto. Sento di avere gli strumenti per aiutarti a leggere le cose in una chiave diversa, perché forse nessuno in questo ti ha aiutato, non hai avuto occasione. Io ho avuto occasione anche grazie alla fede, perché non rimpiango assolutamente nulla di quello che ho vissuto. Io sono stata cattolica per un sacco d'anni, molto praticante, dopodiché ho cambiato vari percorsi perché comunque nelle dinamiche di gruppo non mi ci trovo benissimo, perché io sono una che sfronda molto quello che è la ritualizzazione, la gestione dei gruppi, eccetera. Mi piace andare al cuore, e se andando al cuore lo faccio in un modo mio, personale,
non devo avere il problema di dover giustificare se è uguale a quello che lo fa un altro oppure no, lo faccio a modo mio, l'importante è che produca il frutto che deve produrre. E quindi oggi mi sento un po' staccata da tutti questi contesti, quindi a livello di fede, voi qui vedete un Buddha, sono venuti amici recentemente, ma sei buddista? Non è che sono buddista in realtà. Leggo molto di buddismo, mi piace molto la filosofia buddista perché ti responsabilizza, nel senso che ti invita a prendere la tua vita in mano e a gestire determinate dinamiche interiori nel modo più fruttuoso per dare senso a questa tua esistenza e soprattutto per vivere bene tu e regalare benevolenza agli altri, regalare benessere agli altri. Mi trovo molto in sintonia anche dal punto di vista mio lavorativo. Che ci sto a fare qui se tutto quello che ho vissuto non posso usarlo per fare del bene agli altri? Che senso ha la mia vita? Cioè, io sto qui come spettatore passivo e mi vedo passare la madre che muore, il padre che muore, il figlio disabile, cioè, me le vedo tutte io. Ma che senso ha se io non do una lettura di quello che accade e non lo restituisco sotto forma di talenti e di conseguenza di, diciamo, dono, di insegnamento, di chiave di volta per altre persone? Veramente non avrebbe nessunissimo senso. E quindi niente, vi volevo raccontare solo questa cosa, che sto avendo questo vissuto importante, lo sto avendo in un tempo in cui sono estremamente settata sullo studio e sul lavoro, sento di star, come dire, progredendo dal punto di vista anche mio degli studi, perché sto tra l'altro impegnata anche in un corso molto importante. E niente. Tutto qua, questo vi volevo dire, per cui a volte se leggete delle cose diverse sul mio vissuto, e una persona oggi mi ha fatto notare, dice Sabrina, ultimamente leggo tanta saggezza nei tuoi post, ho detto guarda, c'ho mamma così, non lo sapeva, si è stupita e ha detto adesso capisco tante cose, dice ma è un frutto enorme quello che stai portando, io lo spero di cuore che sia un frutto enorme e che sto travasando anche tanto nel mio lavoro, sto travasando tantissimo nel mio corso nuovo. Perché per chi non lo sapesse, oltre alle sessioni singole che io faccio, nel senso, fino ad oggi tutte le donne che sono venute da me, sono venute, hanno iniziato un percorso, siamo andati avanti sessione per sessione, 10, massimo 12, poi un follow-up ogni tanto, però questo era il percorso. Ad oggi, quando io parlo di Matrioska Coaching, cioè le matrioschine qui, parlo proprio del percorso che ho invece strutturato a moduli, che è un percorso fatto e finito, che ha una durata tipica di 8 settimane, 5 moduli, all'interno ci sono tutte cose, tot sessioni, tot moduli, tot tools da lavorare ed è un percorso trasformativo ai massimi livelli perché va a toccare proprio tutte le sfere, tutte le aree importanti della persona, anche per l'accoglimento di queste parti di noi così fragili e soprattutto per trovare quella chiave di volta che ti permette ad oggi non solo di riparare, come dire, guarire, che forse è un parolone, ma io lo uso un po' alla Louis Hay, di elaborare, diciamo così, di integrare determinati vissuti che fino a ieri per te erano la sfiga totale, oggi possono rappresentare il tuo punto di forza, il tuo famoso trampolino. La tua ferita non è un destino, è un trampolino. Quindi chiave di lettura nuova del tuo passato e un vivere felicemente il presente dove tu sei in controllo, dove non sei una canna al vento in balia di quello che accade o in balia degli altri, se per caso tutto quel vissuto ti ha spinta ad essere una che sta sempre lì a disposizione, a dare, non si prende mai uno spazio proprio. Capito? Questo è anche uno dei, diciamo, dei punti cardine del percorso. E poi a dare voce a quei desideri, a quelle ambizioni, a quel sogno che hai dentro e a capire che determinate cose veramente le puoi prendere in mano e realizzare da sola. Da sola non nel senso sola zitella, da sola nel senso che tu sei in grado di creare cose, capito? Quindi niente, io penso che questo vissuto con mia mamma non sia casuale e non sia casuale che sia arrivato in questo tempo, perché a livello emotivo ti sdruma, come diciamo in italiano, in romano. Ma è anche un qualcosa che è un booster pazzesco, pazzesco, proprio per portare un frutto grande e spero che quel frutto voi lo riusciate a sentire e ad accogliere. Io vi ringrazio per aver accolto questa parte di me così piccola, così profonda, ma anche così potente, perché io la sento così. E
come la mia mamma, la sento piccola, profonda e potente in questo momento. E niente, ci sentiamo e accolgo con gioia i vostri commenti e anche i vostri vissuti, perché da quando avete saputo che mamma sta male, tante mi scrivete che avete avuto questi problemi con la demenza, o con la mamma, o col papà, o con la nonna. Io veramente ne so aperto un mondo, quindi anche grazie. Grazie per la condivisione. Vi bacio, ragazze. Ma quanto è bella la mia mamma! Bionda! Biondona! Dove hai lasciato il fidanzato? Boh! Si è perso! Non lo so dove sta, si è perso! Ma caccialo via, che ci famo con l'uomini? Via, cacciamoli via! Ma che te frega! Sta meglio da sole, dai. Sì. Non ci servono a niente. Mammi, mammi. Senti, ma mi vuoi bene? Mi vuoi bene? Mannaggia la miseriaccia. Mannaggia che non mi vuoi più bene. Com'è? Senti, ma... La vuoi salutare Vivian? Gli dici ciao? Sì. Ma gli vuoi bene a Vivian? No. 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 Guarda che quella ci rimane male. A nessuna delle due. A nessuna delle due, va bene. Ah, allora a Giona sì. A Giona? A Giona gli vuoi bene, a Giona? Sì. Ecco, a lui sì. Beh, però mi è giusto così, sono tutti uguali. Sì, eh. Ma queste sono le cose perché sono femmine, capito? Quindi sta in antagonismo con le femmine lei, principessa. Vabbè, saluta la Vivietta, dai, di ciao. Su. Ciao Vivietta. Vabbè. Ciao amore di nonna. Quando ci fai vedere? L'hai visto? È risuscitata nonna, hai visto i miracoli?